Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di War Map. Me l'avete chiesto in tantissimi nell'ultimo video, non negli ultimi video. E quindi vediamo esattamente come strutturare il nostro War Map, il nostro riscaldamento fino all'allenamento, fino alle serie allenanti, e come impostarlo, perché molti si perdono proprio in questo primo momento, in questa prima fase di allenamento. Quindi cerchiamo di capire come impostarlo al meglio. E partiamo col capire lo scopo del War Map, che può sembrare scontata come cosa, però non lo è, perché è proprio su questo punto che si perdono molti. Ossia, lo scopo principale è quello di arrivare a massimizzare la nostra performance sulle serie allenanti. E voi dite, sì, è logico, il riscaldamento serve a questo, però il problema di base è che molte persone, come effettuano il riscaldamento, come lo impostano, vanno in realtà a perdere performance, sia perché non vanno magari a lavorare bene sullo schema motore ad apprenderlo, sia perché arrivano troppo affaticati su quelle che sono le serie allenanti e quindi si perdono a questo punto di vista. E poi logicamente il punto nevralgico del warm up è quello di evitare il rischio infortuni, che in realtà deriva proprio da una scarsa performance sulle serie allenanti, performance intesa in generale, non quante ripetizioni e con quanto carico, ma più che altro come andate a performare a livello di schema motorio, eccetera, le serie allenanti. Quindi cerchiamo di capire come farlo. Allora, dividiamo la fase di warm up in due importanti momenti. Il primo momento è quello di che io definisco lavori di preattivazione. Ora, non è il warm up che voi fate magari camminando, mettendovi sulla bike per 5-10 minuti prima dell'allenamento, anzi, quello generalmente lo sconsiglio. Quando entro in sala io voglio focalizzarmi esattamente sul distretto target che vado ad allenare per primo e sullo schema motorio che vado ad allenare per primo. Quindi la prima impostazione, la prima cosa che andrò a fare è proprio un lavoro di preattivazione, che ha uno scopo da una parte di propriocezione, quindi io voglio andare a sentire e percepire tutti quelli che sono i distretti, compartimenti articolari che andrò a muovere, e in secondo luogo uno scopo attivatorio vero e proprio, ossia voglio attivare quello che è il mio distretto target, congestionarlo un minimo, quindi creare un minimo di pompaggio, di afflusso di nutrienti per percepirlo al meglio e logicamente lavorarlo bene sullo schema motorio che andrò a fare. Quindi facciamo un esempio classico. Il mio primo esercizio magari può essere una panca inclinata, una Smith chest press, quindi una panca alla Smith, piuttosto che delle distensioni con manubri. Quindi vado a lavorare il petto. Ora, quello che voglio fare in questa prima fase con dei lavori preattivatori è quello di instaurare un'ottima propriocezione a livello scapolare, quindi voglio sentire bene le scapole addotte piuttosto che abdotte, depresse piuttosto che elevate, e ci sono tanti lavori che potete vedere sui miei workout su Run Nation che io vado a fare in questo senso. E in secondo luogo quello di congestionare e attivare il gran pettorale, quindi fare dei movimenti di squeeze per esempio per sentirlo al meglio, fare se vogliamo anche un 3x10 con larghissimo buffer di machine flies o croce cavi per congestionarlo, per buttarci un po' di sangue. In questo modo io alla fine di questo lavoro preattivatorio avrò un perfetto controllo scapolare, sentirò al meglio il petto che già sarà abbastanza ricco di sangue e di nutrienti, e quindi quando vado a contrarlo lo sento bene chiaro, perché in questo caso il mio primo esercizio, il mio primo schema motorio è un compound, quindi un esercizio a grande sinergia muscolare, dove il mio scopo nella creazione dello schema motorio è quello di renderlo quanto più difficile possibile per il distretto target, quindi in questo caso per il petto, e andare ad attivarlo, a sentirlo bene al meglio senza però affaticarlo, attenzione, è un presupposto fondamentale. Quindi questa è una prima fase, lavori di preattivazione. A questo punto passiamo al warm up vero e proprio, ossia quello che normalmente viene identificato come l'avvicinamento, quindi avvicinamento al carico target. Ora, lo scopo dell'avvicinamento è duplice. Da una parte io voglio logicamente sgombrare, diciamo, la strada neuromuscolare per arrivare a un certo carico, ossia se io mi metto sotto una panca, metto 150 kg, inizio a lavorare, non sarò performante. Perché? Perché il mio cervello non ha ancora sbloccato tutti i pattern neuromuscolari per sollevare quel determinato carico. In sostanza devo portarcelo gradualmente, e questo è un po' lo scopo dell'avvicinamento che facciamo tutto, ossia salire gradualmente con il carico. Quindi ok, 150 kg di panca inclinata, perfetto, parto magari con 20 per parte, 30 per parte, 40 per parte, eccetera eccetera, fino ad arrivare ai 150. Il secondo scopo è quello di apprendere al meglio lo schema motorio. Questo perché, provateci, se vi mettete su una panca piana, panca inclinata e lavorate a bilanciare vuoto, lo schema motorio è totalmente falsato. È come quando cercate di lanciare, per esempio fare un lancio perfetto con un foglio di carta. Ovviamente non sentite bene la performance, questo perché lo schema motorio viene identificato e viene plasmato su un determinato carico. Quindi, proprio per questo, io voglio riapprendere, perché, diciamo,
teoricamente l'abbiamo già appreso, siamo già bravi da questo punto di vista, abbiamo una forma perfetta, eccetera, però in questo momento specifico devo riapprendere lo scamatorio, quindi sentire bene il setting scapolare, sentire bene il petto che lavora, isolarlo al meglio, sistemare bene la panca, sistemarmi a livello di arco, sentire come sto a livello pelvico, la traiettoria dei gomiti, se sono più o meno extra rotati, il pressing e il grip della mano sul bilanciere, eccetera, eccetera. Queste cose le devo un attimo riapprendere, un attimo risentire. Ora, il problema nasce proprio da questo. Per apprendere al meglio lo schema motorio, realmente non mi servono tante ripetizioni. Ossia, è inutile che io faccio 15 ripetizioni, perché realmente dopo 4, 5, 6 ripetizioni lo schema motorio l'ho già sentito. E questo è il punto nevralgico del warm-up. Ossia, nel momento in cui faccio le mie serie d'avvicinamento, io devo utilizzare il minimo numero di ripetizioni che mi permetta di sentire lo schema motorio. In altre parole, quando lo schema motorio io l'ho sentito, riaggancio subito. Non serve che ne faccio troppe. Molte persone si mettono, magari nell'esempio di panca piana, fanno 20 ripetizioni, 15 ripetizioni, 12 ripetizioni, 10 ripetizioni. Questo vuol dire accumulare molta, molta fatica. Ho fatto delle storie, ogni tanto le faccio su Instagram per far vedere proprio il mio avvicinamento al warm-up, per esempio su una pressa, che si presta molto bene perché sono tante serie di warm-up fino ad arrivare a certi carichi, e faccio vedere proprio come io inizio, per esempio, normalmente con le 8 ripetizioni, poi inizio subito a lavorare sulle 6 ripetizioni, sulle 4 ripetizioni, sulle 3 ripetizioni, e quando inizio ad avvicinarmi al carico inizio a lavorare con doppie o con singole. Quindi per esempio inizio a lavorare con le doppie, poi quando sto a più o meno due serie di avvicinamento dal carico faccio una doppia, per esempio faccio una doppia con 140 kg nell'esempio della panca inclinata, ok perfetto, faccio una doppia con 130, pardon, sulla panca inclinata, ok perfetto, metto 140, faccio semplicemente una singola, quindi scendo, sento bene, rialzo, appoggio, perfetto. Ancora, aspetto, in questo caso i tempi di recupero logicamente vanno a diradarsi pian piano, nel senso che magari nelle prime serie aspetto semplicemente un minuto di recupero, in quest'ultima serie di avvicinamento aspetto anche fino a 3 minuti di recupero, ok, metto 150 kg che è il mio carico target, e una volta che sto sul carico target, e questo è il punto nevralgico, andrò a fare una sola singola ripetizione con quel carico. Anche se è un carico in cui ne devo fare 5, 6, ne devo fare 8, non mi importa, faccio una singola. Perché? Perché in questo modo sento il carico, come detto, attivo i pattern neuromuscolari su quel determinato carico, non mi affatico, a questo punto recupero i miei 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti e parto con le serie allenanti. Ora, questa impostazione ve l'ho data con due importanti presupposti. Il primo presupposto è che voi andate a lavorare con dei top set, e vedremo che ci sono altre forme di warm up e di lavoro, quindi generalmente andate a lavorare con poche serie allenanti, massima intensità, massimo effort, e quindi dovete lavorare con un primo top set in cui dovete dare veramente il 110%. In questo caso è fondamentale, fondamentale non affaticarsi. E logicamente il secondo presupposto è che abbiate dei carichi molto molto elevati, quindi è un'impostazione che dovete fare in ogni caso sicuramente, però se i carichi non sono alti, quindi magari sulla panca inclinata lavorate con 80 kg, allora le serie di avvicinamento saranno meno. Vi consiglio comunque di lavorare con ripetizioni tendenzialmente basse, però non è che dovete recuperare 3 minuti, magari recuperate i 3 minuti dopo aver fatto la singola prima della serie allenante, però insomma il recupero può essere anche un po' più basso, per cui fate cose, è un presupposto che si ha quando si arriva a un certo livello. Quindi per esempio io per lavorare su una pressa il mio warm up dura almeno 20 minuti, per lavorare su degli stacchi se li devo fare pesanti dura anche di più, insomma questo è molto soggettivo, e ci sono atleti che ci mettono 45 minuti solo per scaldarsi prima della prima serie allenante su grandi compound. Un atleta che scuota 300 kg deve fare un avvicinamento del genere e ci mette molto molto tempo, perché anche fare una singola con 250, 260, 280 kg di squat ti chiede molto, voglio recuperare tanto prima e devo recuperare tanto dopo, ok? Per cui logicamente questi sono estremi, andate a ponderare tutto quanto sulla base del vostro personale livello. Ora, questa è una forma generale di warm up che io vado a utilizzare un po' per tutte le forme di lavoro in cui l'effort è massimizzato e le serie allenanti sono le minime indispensabili. Ho fatto tanti video su Rhinonation in cui spiego come impostare degli allenamenti su questa impostazione, su questa falsariga, eccetera. Ci sono però altre forme di warm up, tra virgolette. Una prima forma sono i cosiddetti feeder set, ossia logicamente io nel momento in cui ho fatto un primo esercizio magari di preaffaticamento, comunque sono caldo, ho fatto un primo compound molto pesante, io bene o male non devo fare più warm up, ossia non mi devo più scaldare. Ho messo tanto per scaldarmi, ho fatto un primo loading set, ho fatto un back off piuttosto che un unico top set, oppure ho fatto tre serie, non lo so. Ho finito con la pressa, sono già piuttosto caldo e anche piuttosto provato. Ora, a questo punto, se vado a fare un secondo compound, come può essere per esempio un hack squat, io non ho bisogno di rifare tutto un avvicinamento e tutto un warm up, soprattutto se
come impostazione io utilizzo un'impostazione chasing the log, o comunque so quelli che sono i carichi che devo utilizzare. E questa è un'altra premessa. Tutto il discorso del warm up, così come l'abbiamo visto, prevede che voi sappiate che carico utilizzare, sappiate qual è il carico target, o comunque che avete la capacità di sentirlo, ok? E vedremo tra un attimo come fare se non è questo il vostro caso. A questo punto sull'hack squat andrò a utilizzare, e sugli altri esercizi a seguire, quelli che sono denominati dei feeder set, ossia dei set di sensazione. Voglio semplicemente, come detto, sentire... bene o male quelli che sono sbloccare pattern neuromuscolari, sentire un attimo lo schema motorio, ma non mi serve tanto lavoro, non devo fare un avvicinamento troppo elevato. Quindi per esempio vado sul max squat, magari lavoro con 8 pizze per parte, 8 dischi per parte, a questo punto ne vado a mettere 4 per parte, perfetto, faccio una serie da 5 ripetizioni, ok, ne vado a mettere 6 per parte, faccio una serie da 5 ripetizioni, metto, o 4 ripetizioni, metto 8 dischi per parte e vado a fare una serie da 2 ripetizioni, per esempio, ok, con questi 8 dischi io dovevo fare magari 12 ripetizioni piuttosto che 8, eccetera. Ho fatto 3 serie così, giusto per sentire un attimo il carico, il recupero in realtà è abbastanza basso, aspetto a questo punto magari 3 minuti se è un esercizio piuttosto intenso, pesante e tutto il resto, e parto direttamente con la mia serie allenante. Quindi non vado a fare un avvicinamento, una pizza per parte, 2, 3, 4, 5 fino ad arrivare a 8 a scalare le ripetizioni, ma lavoro sulle 4-5 ripetizioni, magari l'ultima la faccio un po' di meno o faccio una sola singola e... voglio semplicemente sentire il carico. Lo schema motorio lo andrò a percepire in maniera molto facile, perché di nuovo sono già caldo, quindi ho una propriocezione a livello muscolare perfetta. Ora logicamente se vi serve più tempo fate dei feeder set anche un pochetto più lunghi, nessuno ve lo vieta, però è importante capire che in questa fase non voglio affaticarmi troppo, quindi rifare tutto un warm up per intero mi porterebbe più fatica che altro. Quindi di nuovo viene meno lo scopo principale, che è quello di essere quanto più performante possibile sulle serie allenanti. Ora, un'altra forma di warm up è quello che viene identificato come ramping. Il ramping io l'ho utilizzato per esempio nelle prime fasi di Zeus, nelle prime fasi anche di Ade, che è il programma che sta per uscire, non so se è già uscito quando uscirà questo video. Comunque è una forma di lavoro che io utilizzo normalmente nelle prime fasi di un mesociclo, quando l'intensità è ancora abbastanza bassa. Oppure lo utilizzo su atleti molto molto avanzati, quando non voglio farli caricare troppo. Ad esempio io nelle ultime fasi prima di quest'ultima gara e adesso in fase di rebound sto utilizzando il ramping, perché devo preservare il mio sistema nervoso centrale, non voglio affaticarmi troppo a livello neurale, quindi voglio forzarmi ad accumulare un po' più di fatica e a essere sempre performante, ma caricare di meno a livello di carico proprio nelle serie allenanti. Quindi la base del ramping è proprio quello che, rispetto al warm up così impostato, sarò meno performante in termini di carico perché andrò ad accumulare fatica. Che cos'è il ramping? Semplicemente, se voi dovete fare una prima serie allenante o comunque dovete lavorare sulle 8 ripetizioni, andate a fare serie da 8 aumentando gradualmente il carico fino ad arrivare al cedimento a livello di intensità che volete. Quindi per esempio ho una pressa, io devo lavorare sulle 8 ripetizioni, inizio una pizza per parte 8, oppure inizio direttamente con 2, 3, dipende da quanto pesa la vostra pressa e quanto caricate, faccio 8 ripetizioni, aumento, faccio altre 8, aumento, faccio altre 8, recupero 2 minuti, alla fine inizio a recuperare anche 3 minuti quando sento che è già piuttosto intenso il carico, il lavoro, eccetera, e continuo a lavorare sulle 8. A un certo punto può succedere che o l'ottava è la ripetizione che mi porta al cedimento tecnico, ossia so che una nona ripetizione non ci starà mai, oppure voglio arrivare al punto in cui non riesco a chiudere le 8, e questo in genere lo utilizzo come uno step successivo. Magari la prima settimana mi fermo quando so che non avrei una nona ripetizione, quindi per esempio arrivo a 10 pizze per parte sulla pressa, faccio la mia ottava ripetizione, ok, dico la nona sicuro non la ho, perfetto, riattacco, finisce là il lavoro. La settimana successiva voglio arrivare al punto in cui non riesco a chiudere le 8, quindi faccio 10 pizze per parte, mi escono sempre 8 ripetizioni, ok, 11 pizze per parte, mi escono 7 ripetizioni, ok, perfetto, a questo punto chiudo e riattacco. Ora, quante serie allenanti ho fatto? In genere nei lavori di ramping io considero allenanti le ultime 3, quindi nell'esempio che abbiamo fatto in cui arrivo a 10 pizze per parte a cedimento, quindi la nona non ci starebbe, ne faccio soltanto 8, quest'ultima ripetizione, quest'ultima serie la considero come serie allenante. La serie precedente, in cui lavoravo con 9 pizze per parte, la considero già abbastanza intensa, quindi allenante. La serie ancora precedente la considero anche quella già abbastanza intensa, quindi allenante. Tutte le serie prima sono serie di avvicinamento barra accumulo di fatica, quindi funzionali a arrivare ad avere un certo effort su queste ultime 3. Potete considerare come unica serie allenante l'ultima, dipende dal livello di intensità che voi considerate allenante, però sta di fatto che
alla fine sono nomenclature, concezioni, non mi interessa. Mi interessa che in questa pressa sono arrivato a quel livello di intensità, di effort, di carico, ho dato quello stimolo, fine. Che siano tre serie, una serie, dipende dal sistema, da come considero in generale il volume, eccetera, eccetera. Quindi realmente non mi interessa. Quello che mi interessa è che gradualmente di settimana in settimana aumento l'intensità, quindi la settimana successiva arrivo a non chiudere le 8, quella dopo magari arrivo a scaldarmi facendo le serie di warm up che abbiamo visto all'inizio, quindi lavorando sulle 4, 5, 2, 1 ripetizione, fino ad arrivare al carico che avevo raggiunto, quindi in questo caso le 11 pizze per parte, e da là sparo tutto a cedimento. Magari me ne usciranno 12 perché non ho accumulato così tanta fatica, perfetto, il mio livello di intensità è ancora aumentato. E questo è uno schema che normalmente ho utilizzato appunto in questi programmi, Zeus, come Ade, come Vulcano anche, proprio per andare a aumentare l'intensità nel corso delle settimane, prima di aumentare il volume, eccetera. Però di questo parleremo eventualmente in altri video. Ragazzi, per questo video è tutto, qualsiasi domanda scrivete qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo al prossimo video.